Namaste, io sono Eastbraid e bentornati ad un altro episodio di Guild of Dungeoneering. Vediamo di entrare nel Rat Pack, sempre con Sheamus a sto punto, e vedremo di utilizzare più avanti magari Abdul. E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare nel secondo episodio. Siamo qua e il nostro obiettivo è uccidere il Re Ratto, eccolo qua, che si sta muovendo e si muove qua sopra. Che caratteristiche ha il Re Ratto? Tra l'altro entriamo un po' nel dettaglio delle cose, perché se vedete ciascuno dei mostri ha un numerino sotto che è il livello. Io sono di livello 1, come potete vedere, all'interno del più mostri sconfiggo più esperienza faccio. E come potete vedere ciascuno di questi ha un set di carte praticamente, mentre il ratto Nasty Rat ha 5 di energia, ferale 2 e natura 2. Io se vado sotto Sheamus mi dice che in questo momento non ho nulla, ok, ho solo champ di livello 1 praticamente, però man mano che prendo delle skill varie, che possono anche essere gli oggetti, acquisto praticamente nuovi set di carte. Se andiamo a vedere, non so, il Ratman invece ha 2 di ferale, 3 di armato e 3 di irritabile. Così come lui ha 3 di ferale, 3 di armato e 3 di irritabile, ha 7 e ha leader. Leader che vuol dire che ha un HP in più per ciascuno dei surrounding minions. Ok, quindi in teoria ha 7 di energia, però se sconfiggo qualcun altro dovrebbe anche andare bene. Vediamo un po' di muoverci. Non possiamo andare qua sopra perché abbiamo pescato delle carte che non volevo. A questo punto facciamo così e facciamo così. Di qua c'è una fontana, vediamo se è buona o cattiva. È una fontana buona che ci dà che cosa? Monster Gains Predictable Next Fight, ovvero il prossimo, dopo che abbiamo preso questa, il prossimo nemico è facilitata lo scontro contro di lui. Quindi vediamo di andare, non voglio andare subito contro questa gente, perché sono ancora di livello 1, quindi finiamo il turno così per adesso, senza far nulla. E lui si muove da questa parte perché è la prima carta che ho messo. In realtà avrei dovuto fare il contrario, però magari questa era cattiva. Ok, adesso è arrivata roba un pochino più decente. Quindi questo lo possiamo mettere qui, così lui andrà qua sopra. Però io ci metto un Nasty Rat qui, ed è 1, 2, 1, 2, 3. Questo è più vicino, quindi lui andrà da questa parte. Possiamo metterci questa qua anche, eventualmente, e vediamo un po' che cosa fa il nostro Sheamus. Si muove di 2 e va ad affrontare il primo Nasty Rat. Siamo 5 contro 5, quindi in realtà devo fargli più danno possibile, devo fargli un danno in più per poter vincere. Vediamo un po', 1 contro 1. Questo facciamo Lucky Hit, così gli faccio un danno in più io. Questo lo devo parare, la neurotossina. Questo è imparabile, quindi ti faccio un pugno io. Si rimescola tutto quanto, questo è imparabile, però così ho vinto. Io rimango con 1 di energia, però l'importante è che sono riuscito a sconfiggerti. E addio. Che cosa abbiamo di bello? Abbiamo di nuovo questi due che li abbiamo già visti. Quello nuovo è il Wooden Stool, praticamente lo scudo assieme a questo. Che cosa ci dà? Ci dà Repel, che è la stessa cosa che ci dà questo. Ci dà un Bash, però ci dà anche una carta stupidità. Quindi ci dà due carte molto forti e una carta stupidità. Vediamo di prendere... di prendere questo, che va sulla mano, sulla seconda mano. Siamo di livello 2, quindi adesso abbiamo 6 HP, perché appunto ogni livello ci viene dato un HP. E come potete vedere qua sotto abbiamo le varie cose. Abbiamo armatura di livello 1, abbiamo crash di livello 1 e stupidità di livello 1, che corrispondono a quelle carte lì. Adesso tu andrai là sopra, 6 di livello 2, quindi sono... Mettiamo questo qua per vedere intanto che tipo di fontana è. È una fontana di nuovo buona. E questo combattimento qua lo possiamo mettere qui ad esempio. E forse possiamo metterne uno anche qua. Così vediamo di fare un bel po' di combattimenti e fare su livelli a manetta. Abbiamo prevedibile. Che cosa vuol dire prevedibile? Ok, ottima questa cosa, perfetto. Praticamente che cosa vuol dire? Io ho il potere della fontana e questo vuol dire che lui ha prevedibile, nel senso che so già che carta utilizzerà nel prossimo turno. Questo turno qua usa Perry, che è una carta fortissima, che mi fa 2 danni e ne para uno.
Il prossimo turno utilizzerà questa che fa due danni, ma si fa un danno anche lui. Quindi questo lo pariamo. Almeno uno dei danni lo pariamo. Lui utilizzerà già questo. So che poi ci sarà Strike. Qua vediamo se uso Bash anziché farmi due danni e prendersene uno, ci scambiamo. Io mi prendo un danno e lui se ne prende due. Quindi facciamo questa. Perfetto. Adesso siamo 4 a 4. Questo te lo paro. Il prossimo è un bite. Il prossimo è un bite ed è imparabile. Io posso fare Lucky Hit. Se faccio Lucky Hit adesso, lui rimane con 2 di energia, il prossimo turno rimane con 1. Però io mi prendo 1, 2, 3 danni. Ok, ce la possiamo fare. Facendo così, lui rimane con 2 e io rimango con 3. Adesso lui mi fa 2 danni, però lui se ne prende 1 e quindi io gli faccio l'ultimo che manca per sconfiggerlo. Quindi io rimango 1, ma lui è morto. E addio! Cosa possiamo prendere di bello? Possiamo prendere, come vedete, qualcosa sulla offhand, che in questo caso è un glifo, e ci fa vedere anche quello che perdiamo qua sotto. Ah, tra l'altro, a parte questi tre, possiamo prendere anche semplicemente dell'oro in più che possiamo utilizzare poi per espandere se abbiamo troppi oggetti. Poi che cosa possiamo prendere? Abbiamo un HP in più, abbiamo Counter, che è una carta molto utile, però abbiamo un'altra carta di stupidità, che non, però non è niente male. Oppure possiamo prendere questo, che è il mantello, che ci dà un danno magico e una pesca una carta, oppure due danni magici. Direi che questa, soprattutto per l'energia, mi serve. Quindi prendiamo la maglia Tattered, la maglia intrecciata, credo. E continuiamo. Siamo di livello 3, quindi adesso abbiamo 8 di energia, perché abbiamo anche la maglia. Però abbiamo, come potete vedere, armor di livello 2. Abbiamo Bash di livello 1 e abbiamo Stupidity di livello 2. Quindi queste sono tutte le cose, assieme ovviamente al Champ di livello 3. Quindi vediamo un po' che cosa possiamo fare. Prossimo combattimento ce l'abbiamo lì. Siamo abbastanza tranquilli adesso con livello 3. Non so quanto lui ha 8 di energia in questo momento. Perché forriccio su random minions. Quindi compreso questo. O forse devo sconfiggere. Forse devo sconfiggere più gente. Forse se elimino tutti quanti lui avrà poca energia. Quindi per adesso andiamo così. Mettiamo magari questo qua. Ed è la fontana della stupidità che non voglio. E questo lo mettiamo qua sopra. E questa è un'altra fontana. Ed è la fontana della chiaroveggenza. Per adesso finiamo qua, vediamo di non mettere altri mostri, perché sennò lui avrà sempre più energia. E vediamo un po' come posso cavare. Contro un altro Ratman, abbiamo un sacco di energia in più, abbiamo due di energia in più. Vediamo di partire. Anger, ti fai un danno da solo, io lo paro e ti faccio due danni in più, quindi 3 a 0 per me. Qua ti fai un danno da solo, io ti faccio un altro danno. E adesso basta una carta che mi faccia fare un danno. Eccolo qua. Molto facile come combattimento. Quindi abbiamo sconfitto lui. Adesso cosa possiamo prendere? Possiamo prendere un'altra carta del body. Che però è la stessa e quindi possiamo ad esempio venderla per 2 d'oro. Possiamo cambiare questo. Possiamo prendere lo stiletto invece che ci dà. È un'arma e prenderò questo che ci dà una carta. 2 di danno, una carta veloce e pesca. Ok, mettiamoci pure anche questa cosa in più. E quindi il nostro personaggio si fa sempre più armato. Abbiamo Swift di livello 1 e abbiamo anche Armor di livello 2, Bash Crash di livello 1, Blade di livello 1. Eccolo qua, questo volevo vedere. Ok, continuiamo. Vediamo di mettere. Abbiamo una gemma. La gemma vale 5 soldi. Questo vale 2 e questo vale 2. Quindi la gemma è quella un po' migliore in questo momento. Vediamo di mettere un po' di roba sulla strada in modo che il mio personaggio andrà da questa parte. Intanto vede di andare da quella parte. Praticamente è guidato da dove è anche il. Da dove sono le monete. Ok, questo glielo devo parare perché sennò mi fa scartare una carta, quindi pariamo e facciamo anche un danno. È venuta fuori la carta della stupidità adesso, quindi facciamo slice piuttosto. Ok, e questo faccio due danni a lui. E
anche se non gli paro, però lo sconfiggo lo stesso. Tra l'altro sotto c'è un log fatto molto bene che ci spiega tutto quanto. Questo mi dà interrompi, che non è niente male come cosa. Però tra tutte queste in realtà mi fanno perdere qualcosa, quindi a sto punto prendiamo un po' d'oro. Un po' d'oro vuol dire che salta fuori una carta qua in più d'oro, quindi non devo pescarla ogni volta. Quanta energia hai adesso? Adesso ha 8 di energia. Quindi dovrebbe... Dobbiamo vedere se sconfiggendo questi riusciamo a fare qualcosa. Qua ci mettiamo questa. Ed è una fontana negativa, purtroppo. Però probabilmente facendo tutto il giro riusciamo a fare qualcosa. Se io mettessi questo qua, il personaggio si muove sempre verso il posto migliore in questo caso. Mettiamo giù un po' di stanza in più ancora. Quindi lui andrà adesso a prendersi l'oro e a prendersi il potere della preveggenza. Magari ci mettiamo questo, lo mettiamo qua, così lui andrà qua sopra e poi da una parte o dall'altra ci dovrebbe andare. Vediamo di passare il turno così e andare a affrontare un altro mostro. Sappiamo che ha 8 di energia, quindi vediamo un po' se sconfiggendo uno dei Ratman gli scende giù un po' di energia. Siamo 8 contro 6, questo è un parry, non posso bloccare, posso bloccarlo un pochino. Però so già insomma che cosa utilizzare al prossimo turno. Quindi blocchiamo questo, almeno uno dei due danni. Questo è imparabile, quindi a sto punto facciamo questo così riesco anche a pescare una carta. Il quick non si applica in questo caso, ma almeno ho una carta in più. Cominciamo a fare un bel po' di danno. Qua mi fa scartare una carta, quindi a sto punto facciamo così, usiamo una carta nulla, che è la carta della stupidità, e mi fa scartare l'altra carta stupidità, perfetto. E qui praticamente ho vinto, perché lui mi fa due danni e se ne prende uno e io gli faccio gli altri due danni. Ok. E qua possiamo prendere qualcosa per la testa, eccolo qua, che ci dà Holy Seal, che blocca e per ogni danno bloccato mi cura. Quindi molto bene, e un Fire Blast. Quindi prendiamo anche il diadema da metterci in testa. Sono tutto equipaggiato adesso. Ok, il nostro personaggio tenterà di andare qua e poi andrà da questa parte perché segue l'oro praticamente prima di tutto. Lui ha, vediamo, 8 di energia ancora. Leader. Più 1 HP per ogni surrounding. Magari vuol dire tutte quante le direzioni? Quindi proviamo a sconfiggere questo per vedere se funziona. Quindi facciamo fine turno senza giocare carte. Penso di essermi perso. Ok, prendiamo questo, che è la fontana. Di nuovo imprevedibile. Sarebbe utile utilizzarlo contro di lui, ma ancora 8 di energia. Quindi proviamo prima ad andare a affrontare lui. E mettiamoci anche. Ah, questo non possiamo prenderlo perché non c'è via d'uscita da questa parte, quindi niente, finiamo il turno ancora. Vediamo un po' se combattendo contro di lui va bene. Molto probabilmente andrò ad affrontare anche quello. Però vediamo prima se succede qualcosa. Surroundings vuol dire probabilmente le 8 caselle che circondano questo. Qua direi di cominciare con un bel counter. Sì. Perché gli paro il danno e praticamente gliene facciamo 3. Questa para e colpiscilo. Perfetto. E qua possiamo fargli due danni. E ce l'abbiamo fatta. Molto semplice. Però diventerà sempre più difficile man mano che andremo avanti. Qua possiamo fare così che ci viene dato due direttamente. Oppure possiamo prendere la carta. Prendiamo la carta della speranza. La carta così. Perché in questo momento lui andrà qua sotto. Perché va a combattere il nemico più vicino, però in questo caso segue prima loro, ha priorità. Lui ha 7 di energia, quindi direi che possiamo andare qua. E adesso, a parità di cosa, meglio andare dal Rat King, che è esattamente quello che dobbiamo fare. Quindi facciamo finire il turno. Si è spostata la telecamera, perché posso spostare insomma tutto quanto. Ma andiamo a affrontare il Re Ratto. Siamo 8 contro 7. Quindi sto già vincendo da questo punto di vista. Ottimo che fa Anger perché io posso fare counter subito. Gli paro e gli facciamo 3 danni. Ottimo.
Questo ti fai un danno da solo. E io posso bloccare, curarmi. Allora, se blocco e mi curo, lui mi fa un altro danno. Quindi usare Holy Seal adesso praticamente a me rende invariato e lui perde uno di energia, giusto? Esatto, io sono rimasto alla stessa energia. Qui possiamo utilizzare questo per fargli un danno e ci fanno un danno a vicenda. Questo lo possiamo parare. Head blow. Questi sono due danni e si protegge un danno magico. Io posso fare il repel per bloccargli tutto. Con la tua carica. E questo ti fai un danno da solo. E ti posso fare un danno io così. Molto semplice. E abbiamo sconfitto il Rerato. Abbiamo sconfitto il Renato, abbiamo un altro HP in più e abbiamo preso 106. Ok, e abbiamo la Trophy Room, la sala dei trofei, che vado a mettere qui sopra. Ok, a quanto pare questa è una cosa nuova, nel senso che nella sala dei trofei, vediamo se... Ah, ok, bisogna... Cioè, c'è un punto esatto dove succede questa cosa. Abbiamo la coda del re ratto, del dungeon, appunto, che si chiama Rats Original, e Dungeon Run. Abbiamo fatto due run per poterlo sconfiggere. Tra l'altro il Rat King era di livello 3. Quindi questo è il primo degli oggetti, sembra una sala, una sala, la sala dei trofei è abbastanza vuota, quindi penso che ce ne siano abbastanza. Abbiamo 118, quindi vuol dire che possiamo espandere ancora di più la gilda. E direi di prendere, prendiamo la classe del Bruiser, Bai, e la mettiamo qua. E questa si chiama Chana. Not a gentle kind of dungeoneer, nor a poet or a muser, but one that fills the heart with fear. I give to you the Bruiser. The Bruiser, il picchiatore che chiamerò Barrett in onore di Final Fantasy VII, il mio preferito della serie. E vediamo un po' di espandere ancora la gilda e magari prendiamo questa volta uno dei talismani. Allora, questo è il talismano del Trickster. Questo è il talismano del guerriero. Questo è il talismano del Heal Aid, della cura. E talismano del Crown, della conoscenza. Direi il talismano. Ah, ok, ci mostra che cos'è. Più 1 HP per i primi due combattimenti, che non è niente male come inizio. Poi che cosa ci dà? Questo ci dà più 1 di loot choice after first two fights. Ok, abbiamo più possibilità di guadagni. Questo ci dà più 1 al primo danno fisico nella battaglia per le prime due combattimenti. Quindi ci dà un boost all'attacco. Questo mi dà più 1... Ah, ok, peschiamo una carta in più per i primi due combattimenti. Quindi questo ci aiuta in generale. Questo cosa ci dà? Ah, ottimo! Ci fa vedere che cos'è. Quindi possiamo vedere anche che cos'è questo. Questo è il Cat Burglar. E questo è il Mimo. Ognuno appunto con le sue caratteristiche particolari. Vediamo un po'. Allora, questo è il soldato, l'elmetto del soldato, la scimitarra, l'armatura di scaglie che mi dà più 2 di armatura o Blade Crush. Questo che cosa mi dà? Mi dà arcano e fuoco, Skull Cap armatura 2. Ottimo. E qua Growth 1 con un altro più 1 all'attacco. Questo mi dà il crossbow addirittura. Uno scudo, una arcane wand. E questo mi dà un bel po' di roba. Ok, di questa però proviamo questa qua, perché la scimitarra, ma soprattutto l'armatura di scaglie che mi dà più 2, non sarebbe niente male.
Sono due armi e due cose difensive. Quindi prendiamo questo. E il blacksmith lo mettiamo qui. E quindi abbiamo una nuova cosa. Comincia a diventare sempre più grande la nostra gilda. E ci vediamo quindi al prossimo episodio, dove esploreremo una nuova area di Guild of Dungeoneering. Io sono Ace the Brave, grazie ancora della visione. Namaste and be brave!